Il G7 interviene sul mercato valutario per limitare l'apprezzamento dello yen nella prima azione congiunta in oltre un decennio. La valuta giapponese segna il calo maggiore dal 2008, l'indice Nikkei 225 recupera le perdite della settimana, il petrolio guida il rialzo delle materie prime. Le truppe del colonnello Gheddafi alle porte di Bengasi potrebbero subire gli attacchi di Stati Uniti e Francia dopo che le Nazioni Unite hanno autorizzato l'uso della forza per proteggere i civili. Collegamento internet da Lugano, Roberto Mannati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buon fine settimana a te e a tutti. Si chiude una settimana particolarmente pesante, Roberto. Sì, guarda, devo dire, non solo è stata pesante, ma è stata la settimana del cigno nero, cioè di quell'evento che nessuno si attendeva e che è arrivato, no? E che costringe tutti a fare i conti con la natura, col mondo reale, non solo con i numerini della finanza, perché capisci, è facile salvare le banche mettendo dei numerini nel computer, ma quando si tratta di salvare delle vite umane non siamo mai abbastanza preparati. Quindi la settimana è stata difficile perché devi unire il lavoro da speculatore alla realtà circostante e c'è un conflitto interiore che si sviluppa in questi giorni qui che è quello che ti porta a dire meno male che la settimana è finita. Sei soddisfatto di quello che hai fatto? Sì e no, nel senso che io ho fatto due cose che non avrei dovuto fare, nel senso che se avessi rispettato le regole e non la coscienza, io avrei dovuto vendere il Nikkei e riempirmi di yen. Io quando il Nikkei è arrivato a 8.500 l'ho comprato, credo di avertelo detto anche in settimana, quando tutti vendevano io compravo, e ho cominciato a vendere yen. Ho venduto yen prima che gli speculatori si accanissero e il G7 si opponesse a questo prendere a calci che è per terra. Quindi il risultato finale è un più 9 da quando ho comprato il Nikkei e un più 2,5 da quando ho venduto lo yen, insomma. Ma non sono stato un trader diligente. Beh, qui è successo qualcosa di straordinario, cioè qualcuno è intervenuto all'esterno. Io avrei dovuto aggregarmi al gregge e vendere yen, vendere borsa e comprare yen. Ho fatto esattamente il contrario. E perché hai fatto il contrario? Proprio perché non me la sentivo, capisci? Cioè io non riesco a prendere a calci che è per terra. È una cosa che non imparerò mai facendo questo mestiere qui. Anche quando c'è stato il crollo delle torri, c'era la possibilità di fare dei soldi infiniti, io ho spento il computer e sono rimasto a guardare. E per questo non credo di essere un grandissimo trader. Questa settimana mi è andata bene, molto bene, ma dovrei essere più cattivo, ma non è una cosa che impari. Azione coordinata del G7 sul mercato dei cambi, il Giappone inizia lo sforzo, la Banca Centrale Europea segue sul mercato mandando la valuta in ribasso, facendogli segnare il ribasso più marcato contro il dollaro dal 2008. Il ministro delle finanze giapponese Fumihiko Igarashi dice di sperare che l'azione possa mettere una base al rapporto dollaro-yen. I ministri delle finanze del G7 in una comunicazione congiunta dicono di essere pronti a fornire qualsiasi tipo di cooperazione il Giappone abbia bisogno. Sarà di supporto per l'economia e appunto probabilmente si spera che questo effetto porti almeno a una maggiore stabilità dello yen. Ci sono certo maggiori possibilità di riuscita sul mercato valutario se appunto l'intervento congiunto spalmato su più nazioni, diciamo, piuttosto che lasciato sulle spalle di una banca centrale sola. L'intervento è stato chiesto dal Giappone. Tra le banche centrali che hanno partecipato ci sono la Bank of England, la Banca di Francia, la tedesca Bundesbank e anche la Banca Centrale Italiana. Allora, bisogna un attimino capire perché è successo questo, cioè giusto per dare una spiegazione, perché io fino adesso ho parlato di cattivi speculatori, di
di accanimento verso chi è per terra, ma però ci sono una serie di realtà che non possiamo trascurare. Allora, la prima è che non sono stato l'unico a comprare sui minimi della borsa giapponese, cioè quindi quando faceva meno 14 al secondo giorno di discesa, perché proprio in quel momento la banca diciamo, centrale giapponese aveva annunciato che sarebbe intervenuta anche sul mercato azionario, no? Che è una cosa rarissima anche questa, oltre all'intervento sul mercato diciamo, dei cambi. Quindi ci sono stati dei nuovi soggetti che sono entrati comprando lì perché hanno. Io l'ho fatto per istinto, cioè per dire faccio qualcosa a favore, ma c'è anche chi ha valutato serenamente la speculazione. Quindi chi ha valutato la speculazione non aveva gli yen in mano, cioè, quindi ha dovuto chiederli al mercato. E gli ha chiesto al mercato, nel momento stesso in cui ha chiuso il mercato, il CME, che prezza i derivati sullo yen, e nel momento in cui la Barclay Londra, ha chiuso la sua piattaforma di negoziazione sul Forex perché gli spread erano troppo larghi. Quindi c'è stato un momento in cui i due soggetti, fornitori di due fra i soggetti fornitori di liquidità più grossi si sono tolti dal mercato e il movimento è stato un movimento in pochi minuti avverso, quindi a favore di yen, del 5% in più. Chi quel giorno lì, chi quella sera lì, cioè 2 sere fa, voleva, gli yen, doveva pagarli il 5%. Questo ha fatto capire a tutti che c'era la necessità di mettere dei punti fermi, no? Perché comunque devono rientrare dei capitali enormi dagli investimenti in altri paesi verso il Giappone, perché i fondi pensione, che hanno anche grosse assicurazioni dentro, devono cominciare a impiegare i soldi per il paese, no? Quindi questo è l'elemento, principale. Ma poi c'è anche un elemento, secondario, che è lo smontaggio del carry trade che però ormai dovrebbe essere finito, cioè il carry trade oggi lo vedi benissimo, lo vedremo se fai vedere, se ti capita di far vedere magari anche in una delle prossime puntate il grafico del dollar index, che ormai è il dollaro su cui si fa carry trade, no? Quindi anche oggi il dollaro è venduto. Il carry trade è appunto, diciamo, come la chiamiamo? Una tecnica che porta gli investitori a cercare finanziamento su valute a basso tasso per poi investire quei soldi su valute o su attivi che offrono un tasso di guadagno maggiore. Allora, questo punto dollaro sul yen, vediamo anche l'euro sullo yen, il movimento è pressoché simile, lo yen che adesso. Beh, vedete, appunto, ha lasciato qualche figura nei confronti delle due valute principali. Notiamo che, fra l'altro, ancora una volta è il dollaro che mostra la maggiore debolezza perché alla resa dei conti l'euro arriva a fare un picco al di sopra di 1,41 dollari per poi, ritornare leggermente in ribasso. Allora, effetto concertato, una misura estrema, coordinata appunto da diverse banche centrali, non accade molto spesso e appunto no, come ci spiegava Roberto, il fine non è tanto quello, come dire, di spostare lo yen, ma di dare una maggiore stabilità, di eliminare per quanto possibile la volatilità, è quello che non vogliono, Roberto. Sì, perché questa volatilità estrema finisce per penalizzare o avvantaggiare a turno il primo che capita in quel momento. E siccome è un momento molto particolare, cioè dobbiamo essere chiari, le prossime settimane, le settimane che arriveranno, saranno dure altrettanto, perché ci accorgeremo man mano che abbiamo lasciato che in Giappone molte parti di quello che è la produzione mondiale just in time, cioè quindi dove non fai magazzino, hanno la preponderanza. Cioè, giusto per fare un esempio, i cambi automatici, oltre l'80% dei cambi automatici che servono per l'industria automobilistica mondiale sono costruiti in Giappone. Tutta la parte chimica degli iPod è in Giappone in un unico stabilimento. Cioè tantissima componentistica finirà per bloccare le linee produttive nelle prossime settimane. Ci sono circa 2 settimane di approvvigionamento, che è la merce viaggiante oggi su navi, su cargo, in consegna, e circa 2 settimane ancora di magazzini che possono fornire lo stock. 4 settimane, perché gli stabilimenti in Giappone sono già fermi, quelli che fanno queste produzioni,
che sono produzioni che permettono alle altre aziende mondiali di funzionare, tra cui anche molte aziende tedesche, tra l'altro, no? Quindi nelle prossime settimane capiremo. Allora, lasciare soli i giapponesi in questo momento, anche dal punto di vista finanziario, non sarebbe stata una mossa furba per degli stati che hanno bisogno che il Giappone consegni, faccia ripartire questi stabilimenti. Quindi non è un atto di generosità così, certo, spassionato. Sì, sì. No? C'è un interesse primario che tutto prosegua in una pseudo normalità, visto l'eccezionalità delle vendite. Tutti hanno un po' da guadagnarci da questa cosa, dalla una maggiore stabilità sul mercato. Il premio al rischio diminuisce e anche, come dire, il cosiddetto fly to quality, l'indirizzarsi verso, diciamo, l'investimento di qualità, con un soprannome per indicare nella maggioranza delle volte l'acquisto di obbligazioni statali americane, dovrebbe indebolirsi. Certo, il fly to quality è un qualcosa che ha funzionato fino a qualche tempo fa. Invece abbiamo visto che in questi giorni il flight to quality c'è stato solo nell'universo delle opzioni, nell'universo del rischio. Cioè il VIX è aumentato molto, l'indicatore del rischio, ma il movimento sul T-bond americano e anche sul bond tedesco è stato, se vuoi, di poco conto. Cioè, stiamo parlando di un apprezzamento di un 1% contro dei deprezzamenti del mercato 10-15% per al giorno anche come il Giappone. Quindi questo flight to quality non c'è stato, perché nel frattempo il Giappone stava smontando posizioni su titoli di Stato americani. Quindi tanti compratori, ma a breve, cioè per situazioni di portafoglio, ma chiaramente cinesi e giapponesi venditori fissi di titoli di Stato americani. Quindi anche quella regola lì è una regola che sta venendo meno per colpa, diciamo, di quelle attività che abbiamo già discusso di sostegno al di fuori del mercato da parte della Fed dei titoli del lungo americani. Ci sono risposte, Roberto, alle domande più semplici ma probabilmente anche più importanti, tipo: la ripresa economica è forte abbastanza per sostenere lo stress test del terremoto del Giappone? Gli investitori compreranno azioni se il problema nucleare rimane contenuto? Dipende. Perché alcune azioni sono già comprate in questi giorni. Paradossalmente sembra quasi che qualcuno sapesse che sarebbe arrivato il terremoto, perché le azioni delle costruzioni in Asia ormai sono due mesi che proseguono indefesse nella loro salita. No? È vero che buona parte del successo di queste società è dato dal piano quinquennale che prevede la costruzione di 50 milioni di abitazioni per il popolo cinese, per sistemare le abitazioni civili 200 milioni di persone. Okay, no? Quindi questo richiede molto cemento, molta energia, molto petrolio, molto rame, molto alluminio, molto acciaio, no? E allora, bene o male, quelle aziende, anche internazionali, che lavorano in questo settore, hanno la possibilità di vedere accrescere il loro business, non perché l'Europa stia crescendo, l'America stia crescendo, ma perché ci sono 50 milioni di abitazioni da costruire in Cina, no? La Cina, che è stato anche il primo mercato dell'auto tedesca. Ecco, queste sono le motivazioni. Allora, arriviamo alle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ieri ha approvato 10-0 con 5 astensioni l'uso della forza contro la Libia. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, alcune nazioni arabe potranno fare quanto necessario per proteggere i civili in Libia. Si esclude però una occupazione straniera sul territorio della Libia. La Francia dice di essere pronta ad attaccare entro poche ore. Il primo ministro britannico David Cameron ha riunito un gabinetto di emergenza, l'Italia dovrebbe fornire le basi. Il voto delle Nazioni Unite apre la strada alla prima azione dell'Ovest, l'azione militare dell'Ovest, contro un regime arabo dal 2003, quando abbiamo assistito all'invasione dell'Iraq. Il petrolio sale. Allora, qui la vera novità è che è arrivato già un sì dall'Egitto, no? È arrivato già un sì dagli altri paesi che bene o male stanno attorno, no? Al territorio libico. No? Ma poi soprattutto il timing del colonnello Gheddafi è sbagliato. Cioè, in questo momento il mondo sta ragionando in un altro modo. Dice:
stanno succedendo cose straordinarie, no? Abbiamo fatto fare grazie ai tuoi giochetti politici tutto quello che hai voluto, no? Se mi permetti l'espressione un po' cruda, volgare, no? Adesso Gheddafi hai rotto le palle. In questo momento Gheddafi doveva solo stare quieto, no? Ha deciso di attaccare Bengasi, ha deciso comunque di mettersi contro la sua popolazione. E siccome, voglio dire, c'ha tutto il mondo attorno contro, che gli può impedire di volare, come era già stato fatto con l'Iraq, e la fine del dittatore iracheno, che comunque l'abbiamo vista tutti, non deve esagerare. Quindi non lo deve fare perché in questo momento c'è bisogno di tutto, fuorché di petrolio fuori controllo, fuorché di altre crisi, insomma. E quindi se tutto il mondo gli dà una bastonata in testa, nessuno si lamenta. Aspettative sul prezzo del petrolio? Sai, come stanno lavorando per decidere un livello fair per l'OIN, secondo me, il livello del prezzo del petrolio, come già ho espresso in un'altra trasmissione registrata con te, difficilmente scenderà sotto i 100, cioè è sceso adesso per un paio di giorni o tre, ma è già tornato sopra 100. Quindi il livello di 100, da 100 a 115, cioè questo livello qui, è un livello sopportabile per tutto il mondo ed è un livello che non mette sotto pressione gli impianti, cioè vuol dire che se manteniamo un livello del petrolio attorno a questi livelli, quel 2% di produzione mondiale che viene a mancare dalla Libia viene tranquillamente compensato da quelli che sono i risparmi che ci si possono aspettare dai vari paesi che decidono di girare il rubinetto su altre energie, no? Ma però ci vuole del tempo, cioè prendere delle centrali a gasolio, petrolio e farle diventare a gas, quando gas ce n'è un'enormità, ci vuole del tempo, ci vogliono navi che trasportano il gas liquefatto, no? Cioè, quindi il mondo si sta organizzando per spostare alcune attività, con grande piacere dei russi che non stanno opponendosi, diciamo, più di tanto alla bastonata in testa a Gheddafi. Ma incredibilmente quelli che hanno dato il là, quelli che hanno detto sì, lo potete fare, sono stati i cinesi che si sono astenuti e dove ci si aspettava chiaramente un'opposizione all'intervento sul suolo libico. Roberto Malnati, grazie Roberto, arrivederci. Grazie a te e a tutti.